Bentrovati, buon pomeriggio con la parola a Francesco e ai giovani. Oggi non c'è Fra Pasquale, è impegnato con tutta la fraternità provinciale dei frati minori cappuccini per eleggere i superiori della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. E quest'oggi sono io qui a sostituirlo, ma il prossimo mercoledì sarà qui con voi e sarà qui nuovamente a condurre il programma dedicato al commento della catechesi del Papa e anche per quanto riguarda i più giovani. E proprio per questo noi vogliamo subito cominciare facendo tanti cari auguri e un grande in bocca al lupo al nuovo ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, che è stato eletto proprio questa mattina, Fra Francesco Di Leo, il rettore del santuario di San Giovanni Rotondo. E quindi attendiamo nel corso di questo capitolo, verranno eletti anche gli altri superiori maggiori. Ecco, qui abbiamo la nostra pagina, la pagina Facebook del santuario, convento santuario Padre Pio, .it, che ci fornisce, ci dà l'opportunità di far festa insieme a tutti gli altri confratelli di Padre Pio e con Fra Francesco Di Leo, il rettore del santuario di San Giovanni Rotondo, di San Pio da Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, che è stato eletto nuovo ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Ma noi torniamo subito al nostro programma dedicato a Francesco e ai giovani. Salutiamo subito nei nostri studi i nostri amici che sono venuti qui e condividono con noi questa giornata. Abbiamo qui Nicola Pio Giuliani e Simona Grazia Gadaleta. Grazie ragazzi per essere qui. Oggi il tema un po' che è anche stato scelto da Fra Pasquale, che ci ha consegnato questa patata bollente da mettere subito così per chiacchierare tra di noi. Ecco, la tematica è l'amore. Allora noi vogliamo cominciare direttamente con Fra Pasquale, perché Fra Pasquale non c'è sicuramente, quindi è impegnato, però ci ha lasciato un video per voi. Cari Nicola e Simona, vi raggiungo con questo messaggio per comunicarvi tutta la mia amicizia, tutto il mio calore, davvero. Vi ringrazio per il coraggio e la forza che avete avuto per aver vinto le vostre timidezze e ora siete qui in TV a testimoniare la vostra storia di amore. Non abbiate paura, fidatevi di Francesco, è bravo. In quest'anno vi siete preparati ad una data speciale, la data delle vostre nozze. Vi siete preparati per capire bene il valore del matrimonio, come un sacramento, cioè come segno dell'amore di Dio per voi. Ma voi ci pensate, sarete sposi nel Signore, sarete una famiglia. Però questo San Valentino sarà un San Valentino speciale anche per voi, perché lo vivrete in una nuova consapevolezza. Cioè non si può essere fidanzati a vita, per sempre, ma arriva il momento della scelta, il momento del sì definitivo. A luglio voi sarete marito e moglie. Per cui io voglio darvi un consiglio. Conservate sempre questo tempo del fidanzamento come un tempo speciale che vi ha fatto capire quanto è importante quella distanza rispettosa che vi porterà sempre a vedere l'altro non come un possesso, ma come un amante, come un cuore da conquistare ogni giorno, con il garbo, con la cortesia, con la gentilezza e con la tenerezza, come dice Papa Francesco. Io vi dico solo questo, vi voglio bene, sono onorato davvero di essere vostro amico e soprattutto sarò onorato anche di essere testimone
è colui che benedirà anche nel Signore le vostre nozze. Vi abbraccio di cuore, vi voglio bene. Ciao. Ebbene, non potevamo che cominciare con Fra Pasquale che faceva, faceva gli auguri, quindi voi non sapevate di questo messaggio di Fra Pasquale che è impegnato con i suoi confratelli. Ecco, Fra Pasquale già un po' ha introdotto insomma, quella che è la tematica che affronteremo oggi. Dovremmo avere anche Don Marco Fusi della Pastorale Giovanile di Milano, della Diocesi di Milano. Ecco qui, sento un ritorno, eccolo qui. Don Marco, sì, piacere. Grazie per la tua disponibilità. Prego, grazie a tutti, sono Don Marco Fusi, responsabile della Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano, grazie per l'invito, grazie a tutti e buona giornata. Grazie a te, avevamo fatto le prove tecniche ma poi all'improvviso il bello della diretta è caduta, quindi la linea non riuscivamo a contattarti. Ecco, Fra Pasquale ha voluto fare subito un videomessaggio per i nostri ragazzi. Tra l'altro la Diocesi di Milano è molto attenta a questi incontri, soprattutto avrete anche a breve un incontro in Diocesi. Sì, venerdì 10 febbraio, qualche giorno, abbiamo una fidanzati e quindi abbiamo proprio pensato di invitare i fidanzati con l'arcivescovo Mario Delpini che convoca tutti i fidanzati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci sarà un incontro alle 19 con un aperitivo per tutti i fidanzati che parteciperanno. Aperitivo attorno alle 20:30 ci sarà un momento di veglia con l'arcivescovo. Abbiamo pensato proprio di partire dall'occasione di San Valentino, quindi dalla memoria di San Valentino. Pastorale giovanile, pastorale familiare si sono messe insieme per invitare tutti i giovani fidanzati. Quindi sarà un'occasione molto bella, ecco, nella quale l'arcivescovo vuole incoraggiare i giovani che stanno cominciando a camminare insieme. E chi più da vicino, chi più da lontano guarda, intravede la meta del matrimonio. Quindi sono giovani che camminano verso questa meta desiderandola e cominciando così a pensare, a sognare insieme verso il matrimonio. Quindi sarà una bella occasione certamente questa. Ecco, noi abbiamo qui, non so se sei riuscito a seguirci, c'è stato un messaggio di Fra Pasquale che ha presentato un po' la coppia che è qui nei nostri studi, che convoleranno a nozze il prossimo luglio. Ragazzi, come vi siete conosciuti? Per caso. Per caso. Proprio per caso, sì. Praticamente ero io in ufficio dei miei genitori e lui venne lì. Io non sapevo ovviamente che sarebbe arrivato questo bel ragazzo e da quando ci sono incrociati i nostri sguardi non ci siamo... Oltretutto lei nel suo ufficio non c'era mai stata, quindi è stata... Sì, non ci vado praticamente mai, quindi veramente il destino in questo caso ha colpito, sì. E quindi da quel momento poi non ci siamo mai più lasciati. Ecco, come diceva Fra Pasquale, essere fidanzati per tanto tempo, ecco, e poi è maturata questa scelta, no? Certo. Di sposarvi. Dopo 8 anni quasi. Dopo 8 anni. Sì, a novembre facciamo 8 anni di fidanzamento, quindi 2 anni fa quasi mi ha chiesto di sposarlo e io felicissimo ho detto di sì. Non vedevamo l'ora di prendere questa decisione. Ecco, tra l'altro dovremmo avere anche in regia delle immagini che si riferiscono proprio, eccolo qua, al video, se riusciamo ad andare in play, Vito, vabbè, se riesci, eccolo qua. Peccato per l'audio perché è molto basso e non... Hai fatto la fatidica domanda. Tra l'altro anche in ginocchio. In ginocchio. Secondo tradizione. Ma tra l'altro io vedevo, ma è proprio. Hai aperto c'è stata una luce. Un bagliore. E lei subito ha detto di sì. Simone ha detto ci ho messo un attimo perché non realizzavo, però subito ho detto di sì. Doveva essere un selfie, invece. Doveva essere un selfie. Era tutto. Non te lo aspettavi, Simone. Assolutamente no.
è vero, se ne parlava, perché tra una coppia, poi soprattutto noi, parliamo di tutto. Quindi, insomma, si parlava di questo matrimonio, cosa ne pensavamo entrambi. Però no, non me l'aspettavo. Anche se noi donne captiamo qualcosa, però... Sei stato bravo, dai. È stato veramente bravo, sì sì, fino all'ultimo. A tenere tutto nascosto. Esatto. Don Marco, voglio chiederti questo. Come la Chiesa affronta e aiuta i giovani in questa sfera, cioè quella dell'amore? Guarda, la Chiesa certo parte da lontano, perché cerca di accompagnare già i bambini, i ragazzi nella loro crescita spirituale ed umana, quindi già attraverso i percorsi educativi cerca proprio di così educare i giovani a scoprire che il loro corpo e i loro desideri sono un tutt'uno, quindi perché siamo fatti per amare, per voler bene. E poi cerca di accompagnarli anche nel momento in cui cominciano a innamorarsi e quindi sognare così una vita insieme, e questo diventa poi cammino attraverso la cura dei sacerdoti, degli educatori, delle consacrate che li accompagnano. Nella nostra diocesi di Milano abbiamo ad esempio dei cammini che si chiamano proprio Nati per Amare, sono un cammino particolare per fidanzati che ancora non hanno fissato la data del matrimonio, però certo desiderano costruire un rapporto che potrà essere duraturo. Quindi è una preparazione remota al matrimonio, più da lontano. Questi cammini sono un po' sparsi nella nostra diocesi, partecipano fidanzati che magari potranno sposarsi 2, 3, 4 anni dopo. Quindi non sono il corso prematrimoniale così come noi lo intendiamo, magari a qualche mese dal matrimonio, ma sono proprio una preparazione più remota. Questo è un cammino molto bello. Poi certamente penso che la Chiesa potrà fare anche di più, quindi a volte i giovani dicono: beh, ma per diventare prete ci sono 6 anni di seminario, invece per sposarsi non c'è un cammino così preciso, così approfondito. Ovvio che non è che bisogna fare una cosa pesante, ma è bello accompagnare i giovani in un momento così meraviglioso come quello del fidanzamento. Quindi potremo magari anche fare qualcosa di meglio o qualcosa di più. Facciamo una piccola pausa, Don Marco. Tu resta con noi, sì. Sappiamo che sei occupato, sei impegnato in un incontro della tua diocesi, giusto? Ti rubiamo poco tempo. Una mezz'ora con noi, ecco. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo nuovamente insieme. Torniamo nuovamente insieme con Nicola, Simona, Don Marco direttamente da Milano, Don Marco Fusi, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Milano. Ecco, stiamo parlando di amore, di giovani, ma allo stesso tempo vogliamo anche ascoltare un piccolo stralcio dell'udienza di Papa Francesco di quest'oggi, che ha fatto una sorta di sintesi su quello che è stato il suo viaggio in Africa, ma noi vogliamo subito partire con il suo appello finale, quello che ha lasciato al termine dell'udienza. Ecco, ascoltiamolo. Un momento entusiasmante è stato quello con i giovani catechisti congolesi nello stadio. È stata come un'immersione nel presente proiettato verso il futuro. Pensiamo alla forza di rinnovamento che può portare quella nuova generazione di cristiani formati e animati dalla gioia del Vangelo. A loro ho indicato 5 strade, ai giovani: la preghiera, la comunità, l'onestà, il perdono e il servizio. Per i giovani del Congo ho detto: la vostra strada è questa: preghiera, vita comunitaria, onestà, perdono e servizio. Signore, ascolti il loro grido che invoca giustizia. Poi nella cattedrale di Kinshasa ho incontrato i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, consacrate e i seminaristi. Sono tanti e sono giovani, perché le vocazioni sono numerose, è una grazia di Dio.
Li ho esortati ad essere servitori del popolo come testimoni dell'amore di Cristo, superando tre tentazioni: la mediocrità spirituale, la comodità mondana e la superficialità. Sono tentazioni, io direi, universali per i seminaristi e per i preti, non è certo? La mediocrità spirituale, quando un prete cade nella mediocrità, è triste. La comodità mondana, c'è la mondanità, che è uno dei peggiori mali che può accadere alla Chiesa, e la superficialità. Ecco, abbiamo ascoltato Papa Francesco, questo era già l'altro passaggio, quello dedicato all'incontro specifico che avevamo estratto dall'udienza del Papa, ma noi volevamo anche, poi lo commenteremo anche con Don Marco, ma volevamo ascoltare direttamente l'appello, se ce l'abbiamo dalla regia, mi confermate? Sì, ecco, l'appello per quanto è accaduto in Turchia e Siria. Il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni della Turchia e della Siria, duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna li protegga. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, abbiamo ascoltato l'appello di Papa Francesco. Don Marco, ecco, se vuoi commentare le parole del Papa in uno dei diversi incontri che ha tenuto in questo frangente, lui parlava del Congo quando ha incontrato i giovani, poi ha incontrato anche i sacerdoti, ecco, ha parlato delle vocazioni, ma allo stesso tempo queste tentazioni che hanno a volte gli stessi sacerdoti, i preti. Sì, ma le parole del Papa mi ha colpito, ad esempio, il richiamo alla vita comunitaria per i giovani. Mi sembra che sia un desiderio che accomuna i giovani dell'Africa con i giovani italiani, i giovani della nostra diocesi di Milano. Insomma, c'è questo desiderio comunque di una Chiesa che sia molto domestica, molto comunitaria. Quindi c'è un desiderio di fraternità che è molto diffuso anche dopo la pandemia e che certamente ci ha molto isolati. Adesso il desiderio è molto grande di essere insieme, di fare esperienze di fraternità. Quindi questo mi è sembrato un richiamo molto bello perché accomuna i giovani italiani con i giovani africani. E poi mi ha colpito il richiamo del Papa per i seminaristi al tema della superficialità, una delle tre tentazioni che il Papa ha richiamato. Ecco, quella della superficialità è una tentazione per i seminaristi, per i sacerdoti e anche per i giovani in generale. La tentazione di vivere i rapporti, insomma, con una leggerezza eccessiva, quindi di non vivere fino in fondo le relazioni, di viverle un po' superficialmente. Il rischio forse è quello di andare dietro un po' alle emozioni, passeggere, ma senza arrivare poi a fare delle scelte. Quindi che l'emozione poi porti a fare delle scelte anche coraggiose, come quella di sposarsi o quella comunque di camminare insieme. Quindi la superficialità, insomma, a volte diventa un po' un impedimento, è un ostacolo a delle scelte che possono essere coraggiose, certo, ma anche sono scelte che alla fine rendono la vita più bella, perché la libertà ci sta quando poi sta dentro ad un legame. Senza un legame la libertà diventa un pochino capricciosa, eh? E alla fine uno non è nemmeno contento, non realizza una vita bella, ma una vita un po' capricciosa, ecco.
Invece la vita e la libertà sono fatte per un legame, è un legame che anche dura nel tempo, che diventa fedeltà, che ha il coraggio così di promettersi qualcosa che non è a tempo ma che è per sempre. Questa è la bellezza della vocazione, la bellezza del matrimonio, come i due giovani ci fanno vedere, ci manifestano, e li ringraziamo per questo. Infatti Nicola e Simona, questa scelta coraggiosa, perché ormai Don Marco bisogna parlare di una scelta coraggiosa, perché anche il matrimonio per i giovani diventa una questione da un punto di vista forse economico, diventa un altro tipo di una paura, a volte non si... ecco, questa scelta effettivamente coraggiosa, la vostra è anche stata una scelta coraggiosa, no? Cosa vi sentite anche di dire a dei ragazzi che a volte stanno insieme da tanto tempo e forse anche questo tipo di rapporto si logora, no? E c'è bisogno di questa novità, di questa nuova vita insieme. Poi non esisterà soltanto Nicola o Simona, ma esisterà questo nuovo nucleo familiare che si va a costituire. Non a caso Papa Francesco diceva che non ci deve essere il matrimonio express, quello che dura a tempo determinato, che dura 10 anni. Per far fronte a questo, a questa, diciamo, chiamiamola una problematica che tutti i giovani si presenta, bisogna prendersi, non aver paura del per sempre, diciamo sempre questa cosa. L'unico modo per non aver paura di questo per sempre, almeno noi ci siamo imposti delle strategie da fare, e sono alimentare la fede ogni giorno, costruire qualcosa di solido, non sulla sabbia, ma sulla roccia dell'amore che viene da Dio. E questa cura che noi ci siamo imposti, l'alimentiamo giorno per giorno, con piccoli passi, con delle scelte quotidiane, attraverso la preghiera, la lettura del Vangelo insieme. Sì, abbiamo iniziato anche a pregare insieme, che non è una cosa scontata, ovviamente. Inizialmente, infatti, eravamo timidi, perché la preghiera si sa che è un momento di riservatezza. Totalmente sì, personale. E abbiamo superato anche questo step. E alimentiamo con l'adorazione, andiamo i giovedì all'adorazione, ovviamente la domenica a messa. Cerchiamo di leggerci le novene tutti i giorni. Ecco, la preghiera sì. Insieme, pregare insieme è molto importante. Don Marco, durante i vostri incontri, tra l'altro venerdì avrete anche questo appuntamento nella Basilica di Sant'Ambrogio, giusto? Ecco, quali sono i suggerimenti che voi date anche ai più giovani, a queste coppie, a questi ragazzi che ci sarà qualcuno che è in crisi? Ecco, quali sono i suggerimenti? Sì, come ci dicevano poco fa, come abbiamo ascoltato dai due giovani sposi, insomma futuri sposi, penso che uno degli ingredienti sia la preghiera, insomma, quindi quello di intuire che si sta insieme perché c'è una vocazione che si riconosce, c'è una chiamata da parte di Cristo a vivere con Lui attraverso la via del matrimonio. Quindi quando si comincia, diciamo, non guardare soltanto a se stessi, ma insieme a guardare al Signore, allora si capisce, si riconosce che è Lui che chiama, è Lui che desidera che i due giovani possano camminare insieme e fondare insieme una famiglia, insomma una coppia, una relazione stabile. E poi insieme alla preghiera, certamente l'arte del dialogo, il fidanzamento, potremmo dire che è il tempo nel quale si può costruire un dialogo sincero, bello nella coppia, che questo dialogo poi è uno strumento che rimane per tutta la vita, insomma, Certo, magari a volte si dialoga più verbalmente, altre volte si dialoga anche un po' con gli occhi, con la presenza l'uno per l'altro, però il dialogo con tutte le sue dimensioni è sicuramente uno dei segreti che rende vera una relazione e che fa in modo anche che una relazione possa proseguire nel tempo. Quindi mi sembra che guardare insieme al Signore e il dialogo di coppia siano due strumenti davvero imprescindibili. Venerdì sera
avremo questo momento, come detto, con l'arcivescovo. Ci ispiriamo un po' alla figura di San Valentino, perché San Valentino era vescovo di Terni, morì poi decapitato a Roma, morì martire per la fede, ma è diventato un po', diciamo, il patrono dei fidanzati perché ha celebrato il matrimonio di un soldato romano con una giovane donna cristiana. La fede di questa giovane donna cristiana ha fatto in modo che anche quel soldato romano diventasse cristiano. Quindi si convertì al cristianesimo e celebrarono il matrimonio. E poi anche San Valentino, vescovo Valentino, era anche molto attento ai fidanzati e insomma i racconti ci narrano che Valentino regalò una rosa a due fidanzati e da lì proprio un po' San Valentino è diventato il patrono dei fidanzati. Quindi ci ispiriamo un po' a questo vescovo per benedire, così per dire quanto è bello anche il tempo del fidanzamento dei giovani e la Chiesa benedice, sta accanto alla gioia dei fidanzati come alla gioia poi degli sposi ancora di più, perché diventano segno dell'amore di Cristo per la Chiesa e per tutta l'umanità. Allora, Don Marco, facciamo una piccolissima pausa, e poi torniamo nuovamente insieme. La parola a Francesco e ai giovani con Don Marco Fusi in collegamento da Milano, responsabile della pastorale giovanile. Qui invece nei nostri studi abbiamo Nicola, Pio e Simona che sono futuri sposi. Tra l'altro Fra Pasquale all'inizio del programma ha anche detto che sarà lui a benedire le nozze, a celebrare il matrimonio, quindi a luglio il giorno. 8 luglio, da parte nostra tanti cari auguri. Grazie, grazie Ma mille. ecco, parlavamo di questo per sempre, no? Ma voi avete il terrore di questo per sempre? No, 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 assolutamente. assolutamente, anzi. Non vediamo l'ora che arrivi quel giorno. Siamo pieni di entusiasmo. Sì, lo stiamo vivendo proprio appieno, anche il periodo prima del matrimonio, che solitamente le persone lo vivono con molto stress. Invece noi ci stiamo godendo ogni piccolo momento, ogni piccolo preparativo, la preparazione anche spirituale che facciamo con Fra Pasquale, con delle persone a noi molto care, che ci seguono anche in questo percorso di fede. E quindi non vediamo l'ora che arriva quel giorno, sì, siamo pieni proprio di gioia. Ecco, quando ci sono le difficoltà, no? Perché in tutte le coppie ci sono questi momenti un po', come affrontarle? Anche come suggerimento per anche delle coppie che ci stanno guardando. Abbiamo dei comandamenti, quelli di Papa Francesco. Prego, scusa e grazie. Quindi abbiamo prefissato questi tre punti e poi soprattutto nelle giornate in cui si discute non andiamo mai a letto senza non averci detto scusa. Scusa. Sì. Don Marco, sulla vostra pagina, sul canale Instagram ci sono una serie di storie di ragazzi che si sono raccontati, si raccontano, invitano anche ecco, a partecipare ai vostri incontri per i fidanzati. Ecco, quando si parla di storie, di rapporti, no? A volte dei rapporti nel tempo si vanno a logorare. Questo capita spesso, forse sì, per la mancanza da un lato, anche a volte anche quando c'è la preghiera, no? Però si vanno a logorare forse anche perché non c'è il dialogo o si dà il tutto per scontato senza alimentare quell'amore quotidianamente. Ma sì, certamente possono, diciamo, capitare tante cose in una relazione, una storia, è come un'avventura, quindi sono tante le situazioni che si possono generare. Venerdì sera ai fidanzati noi regaleremo, si può dire anche se un po' in anticipo, ma regaleremo dei semi di San Valentino, così li abbiamo chiamati, proprio per dire che la relazione va coltivata, ha bisogno di tanta cura, di tanto amore, di tante attenzioni. Se si trascura la relazione, l'altra persona, poi questa va logorandosi.
E quindi come dei semini si piantano e piano piano hanno bisogno di acqua, di sole, di cura, di affetto, perché questa relazione possa continuare nel tempo. E poi quando c'è un momento di crisi, ecco, la crisi non è la fine di tutto, ma il momento di crisi è un momento nel quale la coppia è chiamata a fiorire di nuovo, quindi a ritrovare intanto la sorgente della loro relazione che sta nel Signore che li ha chiamati, che li ha desiderati, e poi la crisi è un momento nel quale ciascuno è chiamato ancora a scegliere, quindi a scegliere di appartenersi, di camminare insieme, di guardare insieme al Signore. E quindi, insomma, la difficoltà, il momento anche di prova che certamente accade nella storia della relazione, non è necessariamente la fine della relazione, ma è un momento sicuramente di crisi che genera però un qualcosa di più autentico anche e genera un rapporto anche nuovo col Signore, insomma. Quindi se fosse tutto in discesa non sarebbe neanche vero. Invece qualche ostacolo, qualche salita ripida, noi qua a Milano abbiamo nei dintorni di Milano delle bellissime montagne, insomma. Ci richiamano al fatto che le vette sono affascinanti, ma richiedono anche tanta fatica. La bellezza del matrimonio, della vocazione, anche la vita consacrata, al sacerdozio, sono affascinanti, sono belle, però richiedono anche la fatica del quotidiano, la fatica della relazione, ecco. Allora, noi vogliamo ascoltare un ulteriore passaggio, una piccola clip del Papa di quest'oggi che si sofferma anche ancora sul viaggio tenuto in Africa, ma in questo momento vogliamo recuperare anche l'altro passaggio, non solo del Congo, ma anche del Sud Sudan. Fratelli e sorelle, il Sud Sudan è un paese di circa 11 milioni di abitanti, piccolino, di cui a causa dei conflitti armati 2 milioni sono sfollati interni e altrettanti sono fuggiti in paesi confinanti. Per questo ho voluto incontrare un grande gruppo di sfollati interni, ascoltarli e far sentire loro la vicinanza della Chiesa. In effetti le chiese e le organizzazioni di ispirazione cristiana sono in prima linea accanto a questa povera gente che da anni vive nei campi sfollati. In particolare mi sono rivolto alle donne, sono brave donne lì, che sono la forza che può trasformare il paese. E ho incoraggiato tutti ad essere semi di nuovo Sud Sudan, senza violenza, riconciliato e pacificato. Don Marco, il Papa ha toccato anche un altro tema particolare, ecco, non solo tutti i vari, tra virgolette, mali dell'Africa legati a guerre interne, guerre civili, ma anche, ecco, questa rinascita di questo continente ricco di risorse, ricco di entusiasmo che purtroppo vive, nei secoli ha vissuto, ecco, questa drammaticità, però vedendo nella donna comunque un punto di riscatto di questo continente. Sì, è bello che appunto siano un po' delle donne che tracciano una strada per un riscatto. Mi viene in mente un po' come nel Vangelo, appunto, sono delle donne a raccogliere l'annuncio della risurrezione, ad incontrare il risorto e a portare questo grande annuncio della risurrezione di Cristo. Quindi è bello che, insomma, così anche per l'Africa siano delle donne a segnare il riscatto e la rinascita, proprio perché, insomma, anche pensiamo nella Chiesa come a volte abbiamo bisogno proprio di metterci in ascolto della testimonianza femminile, insomma, di ciò che la donna ci richiama anche proprio per la Chiesa come cambiamento, come così ascolto anche dello Spirito. Su questo dobbiamo molto imparare, il fatto che anche in Africa accada questo è una lezione in qualche modo anche per noi, insomma. Bene, noi ti ringraziamo Don Marco, sappiamo che devi andare, sei impegnato in un incontro, però facciamo di nuovo un appello al prossimo incontro che terrete venerdì, se ci Ah ricordi. dai, venerdì allora dalle 19 abbiamo questo
aperitivo intanto per i fidanzati, quindi se Nicola e Simona, se volete salire a Milano, vi aspettiamo, alla Basilica di Sant'Ambrogio. Non so quanto ci mettete, ma insomma siete benvenutissimi, assolutamente. Tra l'altro, durante l'aperitivo ci saranno anche le pietre vive di Milano che presenteranno la Basilica di Sant'Ambrogio, quindi faranno delle piccole, così, piccoli annunci, piccole visite della Basilica. Poi alle 20:30, dopo l'aperitivo, faremo invece un momento di veglia. Gli orari sono un po' quelli del nord, non ci troviamo troppo tardi, ma un po' presto, insomma, siamo un pochino, abbiamo pressa, si dice a Milano, di mangiare, quindi questo aperitivo lo facciamo presto, dai. Quindi invitiamo tutti i fidanzati, tutti i giovani, insomma, che sono in cammino, anche se da lontano, verso il matrimonio. E vi ringrazio, bene. Grazie, grazie Don Marco. Noi vi seguiremo sulla vostra pagina Instagram e Facebook dedicata alla pastorale giovanile, di Milano. Grazie ancora, grazie. Noi intanto facciamo una piccola pausa, poi ci ritroviamo insieme giusto per i nostri saluti finali. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con il commento del Vangelo della Domenica con Dario Reda. Ma prima salutiamo i nostri ospiti, grazie Nicola, Grazie a voi. grazie a te Simona, grazie per la vostra Grazie. disponibilità. Che Grazie a voi. Ringraziamo anche Fra Pasquale per questo salutiamo. splendido regalo. Che non ci aspettavamo assolutamente. Doppio È stato regalo. Doppio regalo. veramente. Allora, intanto ricordo a tutti voi che Fra Pasquale tornerà mercoledì prossimo, sempre alle 16:30 qui su Padre Pio TV per commentare con voi, condividere la catechesi del Santo Padre. Ancora grazie, grazie Fra Pasquale, grazie Nicola, grazie Simona, grazie anche a Don Marco. A tutti voi ancora una buona serata. Il messaggio centrale del Vangelo di oggi è andare oltre la legge dei farisei. Gesù dirà: non sono venuto ad abolirla, ma a portarla a compimento. Ma portare a compimento quale legge? Cioè, i farisei in che modo vivevano la legge? La risposta è semplice. I farisei vivevano la legge come tanti cristiani oggi la vivono. Loro avevano la Torah, 613 precetti che addirittura dicevano quanti passi poter fare nel giorno di Shabbat. Erano così attaccati all'idolo della coerenza che si erano persi di vista le persone e l'amore. Sono così attaccato al mio io spirituale, al mio io cattolico, quasi da metterlo in un ostensorio: adorate il mio io cattolico. Rispetto così tanto le regole, come posso non essere buono? Mi vengono in mente quelle persone che quando vanno a confessarsi dicono: non ho ucciso, non ho tradito nessuno, ho anche fatto un po' di elemosina ai poveri, sono bravo, effettivamente hanno rispettato le regole. Ma basta rispettare le regole per amare? Te la giro in un'altra maniera questa domanda. Se amo rispettando delle regole, che amore è? Così fu detto agli antichi, ma io vi dico. Lo ripete più volte nel brano di oggi Gesù, ma io vi dico. Non sta annullando la legge, la sta portando a compimento. Ma cosa vuol dire andare oltre? Andare oltre non è né come i farisei amare attaccandosi alla legge, ma non è nemmeno ripudiarla, mi fa schifo. Perché sia in un modo che nell'altro mi sto attaccando alla legge o attaccandomi al fatto che devo non rispettarla, che schifo. E oggi, se ci pensi, nel mondo, chi si attacca ad una regola o chi la ripudia completamente e la odia, porta comunque odio, porta comunque non amore nel mondo. Vai oltre, mi chiede Gesù. E vorrei dirti questa cosa:
andare oltre è già incontrare Dio. Oltre è il secondo nome di Dio. Vai oltre. È lì che incontrerai il Signore. Mi chiede una prospettiva alta. Mi chiede una prospettiva altra. Non attaccandomi, non ripudiando. Oltre. Dio. E poi Gesù porta degli esempi concreti di temi che stavano molto a cuore alle persone del tempo, ma anche a noi oggi, per spiegare bene cosa vuol dire portare a compimento e non abolire la legge. Il primo tema è quello dell'uccisione. Non uccidere. Basta non uccidere e sono a posto. Il compimento di questa legge, mi viene in mente la prima lettera di Giovanni, dove dice: se non amo il mio fratello, sono omicida. Ogni grado inferiore all'amore è omicidio. Se non faccio spazio in me per l'altro, sto uccidendo. Capisci come suona diversa il non uccidere? Mi basta non uccidere fisicamente qualcuno e sono giusto, ho rispettato la legge. Il compimento di questa legge è: se non amo, sto uccidendo. Suona in maniera diversa. Ecco il compimento, la prospettiva alta e altra, l'andare oltre che Gesù oggi ci dona. Il secondo tema è l'adulterio. Basta non tradire la propria donna, il proprio uomo, e sono a posto. La prospettiva altra e alta, il compimento di questa legge che Gesù ci dona oggi è: anche solo se guardo una donna, se guardo un uomo, e sentite che finezza nel Vangelo, se guardi per desiderare, non se desidero, se guardo per desiderare, ho già commesso adulterio. Te lo spiego meglio questo compimento. Se guardo una persona con occhi di possessione, se guardo una persona non per come egli è, ma per un oggetto che devo a tutti i costi possedere, è roba mia. Sto commettendo un reato verso la grandezza di quella persona, verso la sua umanità. E questo è già adulterio. Ti guardo per possederti, ti guardo da oggetto che devo avere e non per la grandezza con la quale Dio ti ha creato. Ecco, anche se non faccio nulla di fisico con te, anche se non vado a letto con te, è già reato contro la grandezza della persona che sei. Che alto compimento! E l'ultimo tema è quello del giuramento. Sì, oggi per noi vale poco. Giuro su Dio, giuro di qua, giuro di là, giuro sui miei genitori, eccetera. Ma il giuramento ai tempi di Gesù valeva tanto, valeva addirittura di più di una dichiarazione scritta, di un contratto firmato. Valeva tanto il giuramento. Tanto che i farisei e gli scribi giuravano addirittura nel nome di Dio, come per dare maggiore valenza, dare un'approvazione più alta a questo giuramento. E il compimento di questa legge è: se parli in maniera autentica, se parli in verità, non c'è bisogno di giurare, non c'è bisogno di mettere Dio in mezzo ai tuoi affari. Se il contenuto e il contenitore corrispondono, se la tua facciata è manifestazione della tua interiorità, che vuol dire parlare in verità, non c'è bisogno in alcun modo di giurare, tantomeno mettendoci in mezzo Dio. Parla in maniera autentica, sì, no, sii autentico, sii credibile. Il giuramento non serve a nulla. Ecco l'altro compimento che oggi il Signore ci consegna. Capisci allora, anche grazie a questi esempi, cosa vuol dire portare a compimento?
Cosa vuol dire essere cristiani? Gesù ci fa passare dalla religiosità degli scribi e i farisei attaccati alle regole e se le rispetto sono bravo, vado bene, sono santo, alla figliolanza. Se mi sento figlio amato, non posso che amare i miei fratelli e quindi non uccidere. Non posso che guardare le altre persone per la grandezza con la quale Dio le ha create e quindi non commettere adulterio. Non posso che parlare in maniera autentica, quindi il giurare non serve a nulla. Dalla religiosità alla figliolanza, il sapersi amati per amare. E un altro passaggio di questo compimento è dalla legge alla grazia. Ma ancora, e chiudo, dal come si chiama, dalle regole 613 per capire come devo amare, che comunque è ancora gabbia a amore. Grazie Signore, perché invece che le regole per amare, mi travolgi e mi inondi di amore e mi rendi capace di amare. E buona domenica.